Martino Borione, presidente di B-Nepal, Biellatu Solukumbu, che è un'associazione Onlus. Ci racconta com'è nata l'associazione e anche un po' la storia dell'associazione e della sua vita, insomma. L'associazione, abbiamo deciso di costituirla in un periodo dove prima avrei avuto difficoltà a lavorare, a fare ancora qualcosa per questa gente, ma avendomi coinvolto moltissimo in questi progetti, ho deciso di andare avanti e quindi di regolarizzare questa posizione, mentre prima oserei dire che ho sempre fatto in modo molto personale. La storia oserei dire che oggi è molto lunga, perché è iniziata nel 2004, quando il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico ha compiuto 50 anni. Sono stati dei miei colleghi che abitano le pendici del Monviso e, conoscendo l'Apka Temba Sherpa, un ragazzo che da tanti anni viene a lavorare al rifugio Quitino Serra del Monviso, hanno deciso di non spendere dei soldi solo per delle cene per ricordare questo evento dei 50 anni, ma di comprare un concentratore di ossigeno, e quindi l'hanno donato a questi amici, che l'hanno posizionato nell'ospedale di Kunde, che è un paesino a 3.900 metri di quota sopra Namche Bazar. Poi hanno capito che questa gente aveva forse anche bisogno di altri aiuti, e scoprendo appunto che questi villaggi non sapevano neanche cosa fossero gli antidolorifici quando avevano male ai denti, hanno deciso di partire con un progetto che l'abbiamo chiamato Progetto Nepal, coinvolgendo tutto il soccorso alpino piemontese. Personalmente mi sono trovato subito coinvolto, perché nel 2006 io sono diventato vicepresidente regionale del soccorso alpino e il mio presidente era uno dei promotori di queste cose. Siamo andati avanti, tant'è vero che nel 2007 abbiamo inaugurato il primo nucleo come un presidio sanitario, completato nel 2008. Il 2008 è stato il mio primo viaggio in Nepal, e poi siamo rimasti, così direi, molto coinvolti in questa cosa. E avendo fatto questo ospedale, ci siamo accorti subito che non avrebbero mai saputo come conservare le medicine, perché non avevano l'energia elettrica. Il 5 aprile 2010 abbiamo inaugurato una centrale idroelettrica che produce ancora oggi 28 kWh, e nel Piemonte abbiamo raccolto 98.000 euro per fare questa centrale. Poi nel 2012 il Soccorso Alpino ha ritirato il suo patrocinio. Personalmente pensavo di non fare più niente, salvo il fatto che all'inizio del 2013 abbiamo deciso, proprio per fare l'ultimo mio passo personale, di adottare dei bambini a distanza per aiutarli ad andare a scuola, e se non ricordo male era il 13 maggio 2013 quando Kai Di Biella mi ha organizzato una serata a Città Studi, dove ho presentato quello che era stato fatto. La serata l'abbiamo fatta per ringraziare tutti i biellesi che avevano contribuito. Erano presenti Ciomba, la mamma Sherpa, il fratello Pasan Sherpa con la moglie Maya, e quando l'ho presentato al pubblico ho detto: noi avremo bisogno di fare un convitto, aiutateci. E a quel punto ci siamo di nuovo sentiti coinvolti nella cosa, non abbiamo potuto dire no grazie. Un mio amico ha fatto un piccolo progetto, l'abbiamo utilizzato per farlo vedere. Nel 2015 il convitto era fatto, salvo il fatto che il 25 aprile c'è stato il terremoto. Quindi le risorse che noi avevamo in cassa le abbiamo devoluti a loro, in modo tale che facessero fronte alle primarie necessità a fronte del terremoto. Il convitto, vi dirò, che è servito alla popolazione del villaggio di Nuntala per andarci a dormire là dove non avevano più la casa. Nel 2016 siamo stati sul posto e, con grande nostra sorpresa, non abbiamo più trovato traccia del terremoto. Nel gennaio 2017 ho dato vita a questa associazione, proprio per poter andare avanti in modo anche trasparente.